Un incontro pieno di commozione, quello che ieri si è svolto in Vaticano tra il Papa e un gruppo di familiari superstiti del naufragio avvenuto il 3 ottobre di un anno fa a Lampedusa, la periferia scelta da Francesco per la sua prima visita apostolica. Allora morirono 368 migranti e ancora oggi molte famiglie non hanno potuto riconoscere i loro cari. Nel rivolgergli il saluto, uno dei rifugiati, maggioranza eritrei, che vivono in vari paesi europei, hanno chiesto al Papa aiuti per il riconoscimento delle salme. Una giovane lo ha ringraziato per il suo appoggio ai migranti. «Ho fatica a parlare», ha detto il pontefice, «perché non so cosa dirvi. La sofferenza si contempla in silenzio e nella vicinanza». Poi ha ricordato la vita dura di chi scappa e le porte chiuse che si incontrano. «Ci sono tanti uomini e donne qui in Italia che hanno il cuore aperto per voi. La porta del cuore è la più importante per aprirsi in questi momenti. No? Io chiedo a tutti gli uomini e donne di Europa che aprino le porte del cuore. Dietro ci sono i ricordi, c'è la patria e ci sono i morti. Il migrante non può dimenticare questo. Prego per voi, prego per le porte chiuse, perché si aprono.